vanno bene sia lavori prettamente cestistici, quindi molto, molto collegati al gesto tecnico della pallacanestro, ma anche invece andature di qualsiasi altra natura. Allora, in quella fascia di età richiede dei percorsi sulle scalette possono essere assolutamente utili. Se invece prendiamo ad esempio un giocatore senior e voglio farlo diventare più rapido nei movimenti in area, non lo metterò a fare invece un sacco di tempo sulle scalette. L'altra cosa appunto da tenere sempre presente, insomma, vale in generale a prescindere dalla rapidità, dalle scalette e dagli altri tipi di esercizi, quando andiamo comunque a comporre un allenamento noi abbiamo una serie di ingredienti e come li mescoliamo e che quantitativi li mescoliamo fanno poi sì di avere un risultato più o meno buono. Quindi anche in questo senso, se alleno una squadra giovanile 2 volte a settimana per la partita, 2 ore a settimana per la partita, e magari mi metto per mezz'ora ogni settimana a fare la scaletta, forse un po' tanto, ok? Perché poi comunque il gesto tecnico, il gesto finale che viene richiesto dai nostri giocatori è una partita di pallacanestro. Quindi dobbiamo sempre tenere presente e contestualizzare il tipo di proposta. Se sto facendo una torta sicuramente ci metterò lo zucchero, ma se ci metto 5 kg di zucchero posso viene una schifezza uguale, okay? Più o meno il concetto è questo quello che volevo passare. Un altro tipo di esercizio che spesso viene utilizzato appunto per allenare la rapidità, ma invece siamo sempre un pochino fuori strada, sono le esercitazioni con i coni. Sprint, giro intorno al cono, torno indietro, torno al cono, scivolo, passo intorno, insomma, combinati un po' nei modi differenti. Allora, anche qui magari iniziamo a inserire dei movimenti un po' più cestistici, ok? Perché magari appunto inseriamo lo scivolamento, magari decidiamo di correre, stando bassi, correre in una posizione più cestistica. E possono essere utili, ad esempio, se pensiamo ai movimenti che anche di girare intorno al cono, non fatti cambi di direzione, possono essere utili ad esempio per allenare dei movimenti che vengono nell'area quando c'è traffico, quando mi devo muovere, quando devo uscire, quando devo spostarmi. Però anche qui, quindi, teniamo presente come l'esempio dei 5 kg di zucchero nella torta. Va bene, servono, come lo zucchero serve nella torta, non servono 5 kg, quindi anche le esercitazioni con i coni fatte a ripetizione, fatte in grandissima quantità, servono magari a poco. Detto questo, cerchiamo invece, adesso cerco invece un pochino di farvi delle proposte un pochino più invece concrete sul tema. L'allenatore dopo di me parlerà del contropiede. Allora, avete già sicuramente in mente come l'argomento della rapidità possa essere collegato al contropiede. La cosa che io ci tengo tantissimo a sottolineare è che la prima cosa che dobbiamo allenare nei ragazzi, soprattutto in un settore giovanile, è quella di essere rapidi a recuperare la posizione di equilibrio. Okay? Anche sicuramente per allenare appunto, il contropiede, ma per qualsiasi tipo di situazione nella pallacanestro, devo essere in una posizione di partenza di equilibrio. Quindi meno tempo perdo per recuperare la posizione nel momento in cui chiaramente l'ho persa, meglio è, ovviamente. Quindi in questo senso il primo step da cui parte una qualsiasi progressione tattica sulla rapidità è quella del recupero della posizione di equilibrio nel meno tempo possibile, ovviamente. Lo step finale, l'arrivo, il punto d'arrivo di una invece di una progressione possono essere tutti quei movimenti cestistici specifici anche per ruolo o specifici per giocatore, per cui da tenere la posizione fondamentale ad arrivare al movimento, al gesto tecnico più complesso, abbiamo tutti degli step in mezzo e la cosa che dobbiamo allenare è quella di fare dei gesti specifici nel minor tempo possibile. In questo senso il lavoro del preparatore si lega tantissimo invece a quello che invece è il lavoro dell'allenatore, perché bisogna cancellare diciamo, il concetto per cui io divento rapido con il preparatore facendo delle
le cose che non c'entrano niente col basket, perché poi le applicherò nel basket. No, cioè chiederemmo una cosa che non ha molto senso, ed è lo stesso concetto che dicevo all'inizio delle scalette. Pensare che il mio giocatore faccia la scaletta rapidissimamente e poi vada sotto canestro e faccia un gesto tecnico che con la scaletta non ha nulla a che vedere, gli stiamo richiedendo qualcosa di forse un po' troppo. Sicuramente avete in mente anche voi, io ne ho conosciuti abbastanza, di giocatori che visti in campo si dice guarda quel giocatore come è lento, poi gli si mette lì una scaletta o gli si mettono lì dei toni, che sono bravissimi, coordinatissimi, perché comunque sono abilità differenti. Questo è veramente il concetto più importante che vorrei che voi portaste a casa oggi dal mio piccolo intervento. Bene, quindi chiederei ai ragazzi adesso un pochino di collaborazione, ma ci serve la palla. La prima proposta che vi farò vedere sono degli esercizi semplicissimi sul proprio ritorno alla posizione fondamentale nel minor tempo possibile. Quindi vi mettete a coppie, occupate un po' lo spazio. Spazi, visto che abbiamo un sacco di gente, allora chiederemo a un giocatore di tenere la posizione fondamentale, ok? E chiederemo al compagno invece, posizione fondamentale, chiederemo al compagno di spingerlo su spalla e coscia, ok? La spinta e il recupero della posizione fondamentale, ok? La prima richiesta è semplicissima e qui sarà a noi aggiungere tutti i tipi di richieste di correzioni, chiaramente adatte all'età e al gruppo a cui lo stiamo proponendo, ok? Il ritorno alla posizione fondamentale dopo uno squilibrio, che in questo caso è minimo perché è la spinta del compagno, è il primo step, diciamo, base da cui partire. Ok? Adesso lo facciamo fare a loro e io intanto vi aggiungo un pochino di correzioni che possono essere fatte. Ok? 5. Allora, la prima cosa che chiediamo è quella anche al compagno che spinge di stare in posizione cestistica. Questa deve essere la prima cosa, in modo che così l'esercizio diventa allenante per entrambi. La seconda cosa che sicuramente chiediamo è quella di non perdere pezzi della posizione fondamentale, le braccia in primis, ok? Teniamo le braccia attive, ragazzi. Ok, le braccia, ok, le tengo, mi basso. Poi sicuramente con attenzione all'appoggio dei piedi, perdo la posizione fondamentale, quando ci torno devo tornare con i piedi e le ginocchia in posizione corretta. L'altro aspetto fondamentale che io correggerei, a cui io porrei attenzione durante questi esercizi, perché in generale è collegato comunque ad essere rapidi, è quello delle anche, ok? Se io sono basso, ok, e apro le anche nel momento in cui lui mi spinge, poi dovrò riabbassarmi per tornare in posizione fondamentale, spingimi. Se invece riesco a mantenere invece l'anca chiusa, ok, guadagno sicuramente del tempo. Quindi, oltre a tutti i dettagli che vi ho citato prima e che potete tranquillamente notare anche da soli, ok, braccia, giusto, le ginocchia, i piedi, ma concentrarsi su mantenere le anche chiuse quando faccio, appunto, quando ho questi disequilibri, è comunque in assoluto una delle cose principali a cui porre attenzione. Andando avanti nell'esercizio, manteniamo lo stesso tipo di esercizio, spingiamo però questa volta il compagno da dietro, ok? La differenza
se io lo spingo a destra o lo spingo a sinistra, ok? E in questo modo partiamo tra voi la parte, lo spingo da dietro. Sempre richiederò una posizione scientifica per chi spinge. Tu farai un passo avanti, questa volta la mia ritorno. Ok? Andiamo? Evoluzione ulteriore dell'esercizio, ok? La richiesta della spinta lateralmente. Andiamo a spingere il compagno di lato, ok? Il compagno farà un passo laterale per tornare poi in posizione fondamentale. La richiesta della spinta che ho dato ai ragazzi di spingere sia sulla spalla che sul bacino è proprio per cercare la richiesta di focus sul bacino, sulle anche. In questo, nelle spinte laterali, che poi potete tranquillamente utilizzare come esercizio proprietario con tutti gli spostamenti laterali che insegnate, porremo attenzione a maggior ragione sull'appoggio dei piedi, ok? La spinta laterale di piedi, mani a terra, non deve perdere contatto, ok? Perché in questo modo la caviglia mi diventa molto instabile, la gamba, l'appoggio mi diventa molto instabile e rischio di perdere l'appoggio. Quindi questa è una richiesta in più, un'attenzione in più che mettiamo. Passo successivo, sempre dopo appunto aver, qua possiamo utilizzarci come vogliamo, come discorso di spinte, di disequilibrio. Richiederemo lo stesso esercizio, quindi semplicemente fare un passo o un passo in arresto, richiederemo di farlo da solo, da soli, quindi singoli, senza più nessuno che vi spinge, vi preparate e da qua faccio un passo e mi arresto, ad esempio, ok? In questo caso mi vado a chiedere la spinta, ok? Devono spingere e devono arrestarsi. L'altra cosa fondamentale, prima vi ho detto, il recupero come step numero uno, il recupero della posizione fondamentale nel minor tempo possibile. Lo step numero due direi quello appunto del arrestarsi nel minor tempo possibile. Arrestarsi sicuramente in maniera efficace, ok? Per non far passi se la palla, eccetera. Ma sicuramente arrestarsi nel minor tempo possibile, ok? Adesso partite tutta la linea, fate degli arresti e venite avanti. Okay. Fatto in posizione fondamentale, faccio un passo in arresto, ok? E anche qui, la tutta la fila di anche qui, il quantitativo di correzioni che posso richiedere sarà proporzionale al gruppo che sto allenando, potrò chiedere il discorso delle braccia, potrò chiedere il discorso dell'appoggio, il discorso del busto. Sicuramente, anche qui, un tipo di errore molto frequente è il discorso che dicevo prima legato alle anche. Tante volte un giocatore per spingere in avanti apre l'anca, invece io devo riuscire a chiedermi di spingere rimanendo all'anca destra, ok? Questa è sicuramente una delle cose più importanti. Abbiamo un po' perso per strada le braccia, giusto? Fate ancora uguale tornando indietro, ok? Proposta successiva chiederò la stessa cosa con un passo in arretramento, ok? Quindi andate all'indietro e facciamo lo stesso tipo di, comunque lo stesso tipo di lavoro, camminando sempre. Anche qui il numero di correzioni, appunto, l'appoggio dei piedi, piedi sui talloni, qua lo valuto, lo decido in base al gruppo che ho davanti. Adesso di fianco e facciamo la stessa cosa con un passo laterale nel recupero. Con le braccia, teniamo sulle braccia, la
Ok. Qui appunto, da qua posso aggiungere due passi, posso aggiungere la chiesa di un scivolamento, posso aggiungere tutto quello che voglio. Io cerco di farvi vedere delle esercitazioni molto basiche, in modo che poi tutti i dettagli, visto che comunque parliamo di cose proprietarie alla pallacanestro, possano essere scelte comunque da voi, che fate gli allenatori e che avete sicuramente la competenza di aggiungere step, ok? A quello che è la ricetta di base. Sicuramente dal punto di vista fisico, per quello che possono essere invece le competenze di un preparatore, io vi dico che la richiesta principale che noi mettiamo è la richiesta del corpo su tutta la zona deviante del bacino. Okay? Se mi devo spostare, se mi sposto dall'altra testa, sicuramente risparmio tempo, sicuramente sono più rapido. Okay? L'ultima esercitazione che vi propongo, anche qua ve la propongo a livello più basso possibile di pulizia dell'esercizio, in modo che poi possiate riempirla, possiate renderla più caratterizzante. Voi è un'esercitazione con la palla, okay? Mi mettete a terzetti con una palla per terzetti. Thank you.
devono essere appunto pochi, abbastanza chiari, le esercitazioni cercate di passare il più semplice possibile in modo che voi possiate arricchire le valutazioni dei vostri studenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Essere pronti nelle relazioni, queste sono cose che costruiamo
spesso abbiamo parlato di mentalità, cioè non è proprio importante, specie nelle fasce basse, specie nei rendimenti, dare delle spazzature definite, dare dei concetti definiti ai vari giocatori. Credo che sia fondamentale invece attribuire e trasferire al gruppo che alleniamo quello che può essere un'idea di come andiamo ad occupare il campo della maniera, ma non specializzando nessuno e non dando compiti definiti a nessuno. È meglio e più cercare di dare concetti di attaccare in lungo e largo il campo, quindi occupare gli angoli, quindi attaccare l'area, quindi occupare rapidamente con aggressività il centro del campo e un lato del campo, ma riversarsi rapidamente nell'altra parte piuttosto che cominciare a definire con precisione gli spazi, lasciare il passo. Perché? Perché spesso, e questa è l'esperienza mia, quando ho cominciato, magari per costruirli, con Torriere, Eco, Virtus Bologna, a quel tempo c'era Ricordo, come la giocava? E diventava un segno. Cerchiamo, si è sempre cercato di imbarcare situazioni di spazzature di squadre di Serie A, perché in realtà ricordiamo che i gruppi di fascia base, e in realtà non stimoliamo un'idea di conversione rapida, in realtà stimoliamo un sistema su tutto il campo, su tutto il campo. E quindi diventa un qualcosa che inibisce il senso del comune del gruppo di invece è riversarsi rapidamente. Quindi fin dalle prime fasce quelle che secondo me l'idea principale deve essere la situazione di rimbalzo pulita, quindi non tagliare fuori, no, situazioni contestate, anche con un fatto fisico. Perché è chiaro che quando io dico fascia bassa mi identifico comunque con delle difficoltà a livello fisico motorio, non soltanto di aspetto tecnico. Quindi immagino che una delle 13 sia più vicina a una fascia bassa o un livello basso rispetto al 18. E invece quando fanno a gestire i contatti, quando fanno a tenere la posizione fondamentale sullo stress fisico, quindi credo che sia abbastanza inutile lavorare su quelle situazioni che possono essere dalle fuori. Credo che sia molto più importante pensare di lavorare magari da situazioni sporche, cioè dove viene lanciata una palla, c'è cioè un lito che succede. E giocare anche dall'altra parte non attribuendo il piccolo deve andare di compiere, ma qualche volta adesso la lettura, ma qualche volta mentre c'è un giocatore con dimensioni più grandi, con anche difficoltà nel palleggio, nel trattamento di palla, ma cercare di trasferire l'idea di andare dall'altra parte, nella massima velocità possibile. E questa facilità è essere subito. E quindi una serie di esercitazioni IEM contro 1, IEM contro 13, contro 5 diventano rapidamente dei contesti, cioè delle transizioni dall'altra parte del campo. Partire con una programmazione, con una progettualità, cioè chiaro, per noi allenatori è difficile, perché si allena. Io l'anno scorso ero a Roma, l'anno prima era a Livorno, prima ancora ero a Empoli, e non sono mai riuscito ad allenare per più di 2 anni la stessa squadra, anche quando sono stato in più avrei cominciato 3 anni, non sono riuscito ad allenare la stessa squadra, lo stesso gruppo per più di 2 stagioni. Immagino che un anno qui siamo a San Giorgio, l'altro sono in campo, sono un esercizio, sono a Cantù, una volta l'anno del 13, con l'anno del 15, con l'anno del 18, c'è difficoltà nel costruire un percorso. Il massimo che possiamo fare credo sia cercare di valutare quelle che sono le difficoltà del nostro gruppo che teniamo in momento e cercare di seguire il massimo rispetto a quello che può essere un progetto. Chiaramente poi meglio e più c'è condivisione di vedute con l'allenatore che ha allenato il gruppo l'anno prima e con l'allenatore che ha allenato dopo, che possiamo pensare di costruire qualcosa che sia il più grande possibile. Dicevo fasce e allora, prima fascia da concentrarsi secondo me tantissimo su quello che può essere l'idea di cacciare il pallone in tutto campo, cioè mettere grande pressione alla palla, provare a rubare, e questo ci darà situazioni di 2-0, 3-0, 1-0, e quindi concentrarsi su quelli che sono i fondamentali che mi portano ad attaccare rapidamente fermi, quindi palleggi spinti, palleggi spinti alternati, spinti con la
dall'1.0, 1.1 fino ad arrivare a situazioni di 3.3. Però cercare sempre di lavorare su concetti per cui, cioè esercitazioni che vanno sul concetto di rugo e va, e intercetto e va, forzo passaggi sporchi e va, magari ostacolando l'attacco da poter attaccare serenamente, quindi limitando fortemente l'uso dei palleggi, limitando il tempo, usando spazi molto compressi, quindi stimolare l'attacco a fare cose più complicate e molto facili per la difesa da realizzare. Chiaro che sto 3 contro 3, senza palleggio sul quadro di campo, lo spazio è così compresso che un intercetto è più vicino a una cosa abbastanza semplice da realizzare. E curare quello che è l'obiettivo dell'attaccare all'altra parte del campo. E anche lì l'idea è sempre valutare la forza e le capacità motorie dei nostri giocatori. Ma i piccoli, mi immagino sempre, prima fascia con le prime fasce di età. Alle 13 alle 14 fanno fatica a fare le progress, fanno fatica a fare le aperture, dove è aperto per tutto il campo. Quindi cercare anche di stimolare i nostri giocatori a capire quelle che sono le loro reali possibilità e a stimolare anche quelle che sono le possibilità dei compagni. Perché se io ho il mio premette pianto così e rubo un pallone qua, magari per esercitazioni in cui non c'è il palleggio, il palleggio è molto limitato, e voglio stimolare ad attaccare la forza del campo con rapidità ma senza la luce del palleggio, semplicemente con due spazi, una palla nell'area dei secondi garantisce che possa convertirla qua, magari lavorare su una corsa dello spazio, ok? Ovvio, non è il problema di costruire un esercizio,
pallone a rubato, magari situazioni chiare definite, magari situazioni di contro uno, di contro due. Non andrei nelle prime fasce d'età, proprio perché spazi grandi, ma difficoltà, più giocatori metto, gli spazi si comprimono, anche se comunque superi i 8 metri si possono fare delle buone cose o a dare un senso di mentalità, anche se si gioca in 10, però cercare di dare più possibilità, di dare anche di stimolare situazioni diverse, anche di stimolare quello che può essere la loro visione, magari scoprire che un bambino piccolino ha più coordinazione e forza nel fare un passaggio baseball di uno grande grosso che magari avrebbe la forza ma non ha la forza, non ha la coordinazione nella posizione, non ha la presenza delle passate. Quindi concentrarsi sulla mentalità, anche perché la mentalità di giocare in contropiede la guadagniamo quando siamo piccoli, e poi è difficile quando arriviamo in Serie B a un giocatore che non ha mai giocato in contropiede, che ha avuto allenatori che vogliono soltanto controllare il gioco. E questo è il motivo per cui all'inizio si parte e tutti i belli casali si fa avanti, con contropiede si corre e le frecce, la palla a tabellone, i 3 contro 0, i 4 contro 0. Poi però a maggio si sta murati a zona, sì, abbiamo un libretto, anche se ne ci di giochi d'attacco, e ci dovrebbero controllare. Perché sta sul cazzo l'allenatore e i giocatori gli faccio perdere una partita perché hanno scelto qualcosa di diverso. O una lettura non è stata condivisa. In realtà dovrebbe essere il nostro lavoro, specie nel settore giovanile, cercare di stimolare delle letture che siano vantaggiose e efficaci per la squadra, perché poi più cosa possono fare i giocatori a livello di settore giovanile, più potranno giocare e meglio potranno giocare nei livelli senior, dove magari ci sta un po' di più che la gente vuole. Quindi la mentalità, più che batto la palla e non prendere la lettura in questa zona, lo facciamo spesso, l'ho fatto anch'io e credo che non sia una cosa corretta, di vengo a prendere la lettura, lungamente un tiro libero, fuori dall'area dei 3 punti, con i piedi rivolti di là, noi curiamo spesso nel contropiede queste robe. Credo che sia più corretto dare l'idea di recuperiamo il pallone, giriamo e andiamo, dare l'obiettivo, perché poi i giocatori ci sorprenderanno con la loro fantasia, ci sorprenderanno con le loro qualità, le loro caratteristiche, probabilmente ci faranno anche incassare con 25 palle perse, ma però le 25 palle perse alla fine di settembre, io mi auguro che attraverso le nostre correzioni e il loro rispetto possano diventare 10 a novembre, 5 a gennaio e magari cominciano a diventare un pochino meno. Più facciamo questo, e questo perché ho parlato di un percorso formativo, più facciamo questo, più è chiaro che si può pensare di arrivare a quello che è il modello finale. Cioè, io sono toscano, mi ricordo tutte le domeniche che mettevo qui, che mettevo nel campionato e andavo a vedere la Mezzana e rimanevo strabiliato come McIntyre e Storm un basso, sistematicamente a livello di gioia. In Serie A, un tiro libero con un passaggio verso. Eppure in Serie A si contano anche i capelli in testa agli avversari, sappiamo tutto, eppure questi riuscivano a leggere ogni volta che c'era un tiro libero, quando la difesa non era attenta, un canestro scappavano fuori, baseball pass e storm che McIntyre che segnava il sottomano. Chi ha visto qualche partita, si parla del medioevo, parla di 5-6 anni fa, se lo ricordo, quella era una mentalità che si è costruita nel tempo, ma tempi prima non era uno schema che da 10 anni allenava, questi erano solo il tempo puntare, cioè parlando tra di loro, facevano, non sono dire libro, ma era un occhiolino e questi partivano. E queste sono cose che forniamo noi allenatori lasciando il minimo di specifica più sui piccoli. Più trasferiamo un certo tipo di concetto, di atteggiamento, magari ci crescono dentro, perché poi riescono a lavorare sull'efficacia di questo. Noi magari dobbiamo essere bravi a dargli a condividere
palle recuperate e canestri subiti. I canestri subiti, ora questo è il giorno di solito per evitare, ma quante volte si vede? Tiro il terzo tempo, va, il canestro, la palla che rimbalza, questo che scende e poi un'apertura. La palla è buona. Se abbiamo in testa che un tanto è tempo perso, cioè questo è il tempo in cui la palla scende, rimbalza, è tempo perso, è tempo regalato alla difesa per schierarsi, ma non solo a livello di Serie A, a qualsiasi livello. Questo è tempo perso. Non è che per forza bisogna fare le corse, ma è tempo che possiamo guadagnare su una transizione dall'altra parte, su una trasformazione di un possesso difensivo a un possesso offensivo. Anche lì, se fate un conto, chi ha fatto dice, 1, 2, 3, ha fatto il corso come, gli ha fatto questa cosa qua, nella lezione proprio. Cioè, fate un conto a me, quanti rimbalzi puliti under 13, under 14 prendete rispetto alle palle recuperate e ai canestri subiti? Se ci pensate il livello è abbastanza sproporzionato, sono pochi rimbalzi puliti che prendiamo, sono molti più canestri subiti, perché sono 70-60, dai canestri che sono stati fatti da una squadra da più lato, come di dire di da tre. Alle noi abbiamo tantissimo rimbalzi, abbiamo palle recuperate, abbiamo pochissimo la conversione a canestro subito. E invece dare la mentalità per cui leggo che la palla scende, già mi preoccupo di dare una linea di passaggio, o accorciando o allungando, sono vicino alla palla, sono rapido a raccoglierla e a uscire e a cominciare a cercare un compagno, a correre. Ce ne ricordiamo di correre sulla linea dal fondo, sul canestro subito, quando il giocatore rimane con la palla, sta fermo, o la tira dentro il tabellone da dietro, che non si ricorda niente, buffa questo, la tira dal palo in tribuna, oppure che fa 5 secondi, la ci incazziamo e si fa, oh, ti puoi muovere, canestro ti puoi muovere. Se la leniamo se lo ricordano, se lo leniamo under 13 si ricordano, e magari dobbiamo allenare canestro subito, rimbalzo e via, rimbalzo e via. Questo per costruire poi il successivo. È chiaro che io in Serie B non perdo tantissimo tempo a provare a essere subito a andare. Non faccio un elemento sui passaggi pesi, ho un esercizio una volta ogni tanto. Ma se siamo stati bravi prima, basterà andare. Se siamo stati bravi a coinvolgere i giocatori tra di loro, magari lo sono di turno, parla con me che dai il turno e o tiro libero, dobbiamo un canestro. Quindi trasferire questo tipo di atteggiamento, di mentalità, secondo me è fondamentale. Passando avanti, chiaramente mano a mano che si cresce all'interno dei livelli, si cresce fisicamente, si cresce tecnicamente, aumentano le forze degli avversari, aumentano le forze nostre, del nostro attacco. Cominciare magari piano piano a definire anche il corpo scelto di un tipo. Chi deve prendere un rimbalzo comincia a definirsi, ma non prende la palla del shot delle vezzi. Magari chi deve prendere la palla sull'apertura comincia a definirsi di più, perché avremo dei palleggiatori migliori rispetto a quelli ad altri, cioè i numeri uno, saranno sicuramente più precisi nel portare la palla di là dei pivot di 2,5 m. Questo però deve essere uno studio, cioè deve essere un percorso fatto. Se io ho un ragazzino di 2,5 m che magari si presenta in palestra under 13, impedisco di fare un palleggio o impedisco di quelli di 2 m sono quelli più lenti quando siamo finiti, sono più lenti, se non prendono il ripasso possono giocare per prendere la palla e fare un passaggio o fare un palleggio e fare un passaggio a uno alto così che corre come se avesse insieme nel punto e è già arrivato di là. Se insegniamo a passare la palla, magari under 18 il 5 prende il rimbalzo, pure di 2 m, il rimbalzo di mezzo, il 4 prende la palla e guida lui la transizione e guida lui i primi due palleggi e si possono creare delle situazioni.
chiaro che l'allenatore può aumentare un po' il suo controllo e quindi cominciare a definire con più precisione quali sono i giocatori e quali sono le competenze e soprattutto cominciare a lavorare su quelli che sono gli spazi da occupare, perché dall'attacco, dalla rimonta, di contropiede si arrivi a qualcosa che possa somigliare un ingresso di flusso. Cioè, spiego meglio, io ho dato per scontato contropiede 2 contro 0, 3 contro 0, 2 contro 1, fasce basse d'età, si gioca per segnare da qua, si gioca per segnare da qua, vale il contropiede solo per questo, gli scarichi negli angoli di altri punti, fasce basse, un po', perché non hanno forza, un po' perché non siamo concentrati a segnare a tirare ai piccoli, un po' perché effettivamente è lo spazio più vantaggioso a tutti i livelli, attaccare il canestro. Non insegniamo quasi mai ad andare 2 contro 1 per forzare un tiro o un altro giocatore che viene a rimbalzo. Cioè, intendo questo, 2 bianchi e 1 in parte. Spessissimo, e l'ho visto fare fasce basse, fasce medie, fasce alte. 2 contro 1, il difensore lavora per più o meno star qua, questo giocatore gioca per andare, non riusciamo a passare la palla, non si vede, o almeno non passiamo il concetto fin da piccoli che l'obiettivo sia andare anche a forzare un tiro, ok? Perché abbiamo comunque possibilità di segnare. Andare a forzare un tiro perché magari lui può prendere il rimbalzo, ok? Ma gli spazi sono questi, non sono tanto diversi. Ma man mano che cresciamo, gli spazi cominciano ad aprirsi. E allora vai in basso, dall'altra parte. E allora va bene anche attaccare questo spazio qui, ok? Perché magari un 3 contro 1, un 3 contro 2 non cambia di molto. Allargando gli spazi aumenta la difficoltà per la difesa. E cominciamo a istruire i giocatori su quelle che sono le loro caratteristiche che già sono emerse, che può essere tiratore, lungo che va in rimbalzo, piccolo che va in post basso. Vieni da questo lato, vieni dietro, che magari dobbiamo. Che magari abbiamo situazioni contro piede e quello è uno spazio che i piccoli spesso portano via, andando là nell'angolo. Ma situazioni di contropiede, se abbiamo pensato un percorso vero e basta guardare la nazionale con Atit in transizione, lì lo rubiamo nel canestro, comunque rubiamo uno spazio di vantaggio che costringe la difesa a comprimersi e allora ecco, con un sicuro, eccolo lì. Magari si può un canestro in una transizione un po' più elaborata, ok? Con l'idea anche di attaccare gli spazi di posta, altri due difensori, altri due attaccanti. Si presenta il caffè verso le 8:30, poi mi sanno della verità di 5:30, mettiti qua in punta, oppure laggiù. Nella seconda parte, cioè sul secondo livello, quello da under 18, under 20, quali sono gli spazi da andare ad attaccare con anche ruoli un pochino più di efficacia, ma se detto under 13, under 14, prima fascia età, under 15, mentalità a correre e attaccare il ferro, in base a mentalità a difendere, provare a rubare palla e convertire, come andiamo, ma sempre attaccando, provando ad attaccare il ferro. Qua è contro 3. Poi alziamo un po' il livello, cominciamo a pensare a dove mettere il quarto e il quinto giocatore. E sempre con l'idea di convertire rapidamente. Immagino la situazione, allargo un po' il campo, questa c'è sempre l'idea, c'è un giocatore libero. Chi te lo cos'è? Lì. Quella situazione lì, la palla lì va marcata, ok? Chi ci esce? Chi non... Devo marcare la palla, ho fatto tutto dentro. Se
casca uno vuoi più in terra. Questo, cominciare a chiarire e attaccare quello spazio è vantaggioso, ma liberare quegli spazi per i giocatori che arrivano a correre è vantaggioso. Questo è un giocatore libero, under 18 cominceremo a marcarlo, già under 16 cominceremo a marcarlo, e esci te. Questo libera tutto. Ai! Magari se dai in avanti, non sarebbe male, se tu non canestri. Magari può anche essere l'idea, allargati in angolo, allargati in angolo, lo segui o rimani lì. Tutte cose che abbiamo già lavorato, apri là, risposta. Lui passa la palla, quando non ti viene, che non ti piace. Vai, qui, passa qui, uno, passa di qua. Capire che anche chi passa può giocare per attaccare l'area, cioè cominciare a capire, far capire che se l'area è libera, ci andiamo. L'opinione mia, se cominciamo a trasferire che ci va solo il lungo di turno, lui o lui, ci perdiamo sempre un pezzettino all'anno. Se ci va il piccolino, è comunque molto probabilmente in transizione sarà marcato o da un piccolino o da un, non da lì. Magari dobbiamo un canestro, o comunque obblighiamo la difesa sempre a chiudersi. E aggiungiamo quella cosa che dicevo prima, cioè un'espressione di talento. Se i piccolini sul dai e vai, se io imparo a giocare qui, guarda, guarda il pollice, bravissimo. Magari con un canestro anche in questa maniera, anche con un pinto, mentre spesso ci fermiamo lì. Quindi cominciare a dare l'idea, l'area è libera, andiamo, ci andiamo tutti. Opinione mia, ci andiamo tutti. Per esperienza motoria, per esperienza tecnica, e anche perché il piccolino, vai, spalle, lo difendi per davvero. Vai, 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 spalle vuol dire spalle. I piccolini passano sempre la palla così e sempre così quando va grassa. La maggior parte delle volte nelle palle, o se no dei piedi o dei missili, pure la passano. Te che sempre fai? La pianta sei diventato. Dai, difendi per favore. O magari la passano dove i difensori possono arrivare. L'esperienza dei piccoli spalle serve anche magari per capire dove passare la palla, avere il senso di, del tempo, viverlo dall'altra parte, non soltanto sul passaggio, è sicuramente una cosa interessante da sperimentare. Poi non è che il vostro sistema offensivo e le vostre idee per forza quello altro così deve andare a spalle, ma farvi provare delle situazioni, sì, poi scegliere che quello che è più efficace. Non faccio le pulce a nessuno, uno giochi assolutamente come impara, però credo che se tutti fanno una riflessione, magari una volta ogni tanto l'esercizio in cui mettiamo in transizione un piccolo e troviamo un canestro di avvicinamento può essere quel canestro che ci fa vincere la partita e che magari dà un'altra dimensione a un nostro ragazzo. Chiaramente un due blu e un bianco. Vai nell'angolo per favore. Vieni, si è messo il nostro elemento. Non è una gran cosa, però vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Passa qui dietro nell'angolo. E vi accoppiate. Ok? Siete 5 blu e 5 bianchi. Guarda me. Bravissimo. Vedi che siete meglio. Sedete. Cominciare a trasferire i concetti, le idee per cui lo spazio è l'area libero, lo andiamo a rubare magari con tagli. Se vi ricordate Danilovic, più vecchio viene male, che me lo ricordo io, però era bravissimo a rubare questi tagli qua dall'angolo quando ancora la difesa si era accoppiata, però insegnare magari a fare sta roba. Mantengo l'iniziativa, mantengo il flusso di movimento, ok? Ma la resistenza che sapete cosa si fa? Si occupa, ma quello di sinistra si occupa l'altro. Magari questo non è altro che uno schieramento di passa e blocca, non è altro che uno schieramento bloccalo, questo è un terzo,
ci possiamo entrare mantenendo un flusso di movimento semplicemente, torna indietro, torna lì, mantenendo l'idea che in area libera giochiamo per provare a prendere la palla. Poi il numero 15, come chiami? Luca, la difensore della Madonna, impedisce la ricezione lì, giochiamo ribaltamento e magari, oh bravissimo, se lui non può giocare là, comincerà a giocare qui, ma questo non è altro che la trasformazione di un flusso di movimento con degli spazi che abbiamo designato piano piano, ma con dei concetti, quello di allargare il campo, allungarlo, attaccare l'area se libera, ok? Che può essere vantaggioso. Poi, non è niente, stai lì piantato. Queste sono idee, poi le vediamo un attimo negli esercizi dopo. Quello che dicevo prima, più esperienze sempre con i cuori fanno i nostri giocatori, meglio è. Perché poi l'obiettivo finale è giocare a livelli senior. E a livelli senior che si rubi un canestro non è possibile umano. Un contropiede, che si rubi un 2 contro 0, che si rubi un 4 contro 3, 4 contro 2, non è automatico. Sarà più facile arrivare in situazioni un po' sporche. Fai un passettino 9, ma magari se anche così la difesa è rientrata bene, esperienza di dire l'area è occupata, due passi dietro, l'area è occupata, se io qui ho tiro da 3 punti perché mi sono allenato, morto, magari il ragazzino era un po' alto, l'ho allenato a fare sta roba, magari gli ho insegnato, non hai tiro, non hai questo spazio, mi dai il pallone, vieni a prendere le toppe, ok? E consiglio il mio spazio a un giocatore più competente di me in questa zona di campo. Magari l'area occupata venga a portare un blocco, ok? Qui attacchiamo la transizione, vediamo come più per l'altro cosa può succedere. O magari l'area occupata invece vada a fare questo e poi provare un blocco. Bravissimo, fai punta però, gioco a ribaltamento e ci sono arrivato. Salta. Poi dal campo la palla con lui e dalla palla con quattro. Parti davanti. Ci arrivo in un'altra maniera. Ora vai fuori all'altro del tempo. E giochi per passarmi la palla. Ok? Questo sta nel controllo dell'allenatore. Se preferiamo un pick and roll, se preferiamo un end off, se preferiamo un blocco a scendere, se preferiamo un taglio a prescindere sull'altro lato o provare comunque a prendere un vantaggio. Però i nostri giocatori devono aver fatto un percorso prima che gli permetta a livello fisico, a livello tecnico, di comprendere e di reagire in base agli spazi che si trovano. Perché poi questo è più o meno il prodotto finale. Così come stai con lui, vai dietro, stai più o meno qui. Così come l'aver attaccato un po' spasso nel... quando ero un pochino più piccolo mi permette di lavorare sempre mantenendo un flusso di movimento, passare pure il pallone, non lo palleggiare, stai lì. Abbiamo già messo la palla in uno spazio di vantaggio, hai uno spazio, se tagli cosa fai? Se tagli verso il ferro, crei un vantaggio per la tua squadra o no? Esatto, perché porti difensore. Vieni a bloccare questo giocatore. E ora in Serie A lo fa quasi tutti. E noi rubiamo magari con un altro giocatore un taglio. Ok, bravissimo. Pum, spari dall'angolo. Se metti i piedi fuori a 3 punti, spari. Sono 3, non è dietro, vieni qui, c'è palla lì, oppure a rovescio, la palla da sotto, ci muoviamo con la filosofia di prima.